Bene ragazzi, qui ti dico figlio di trofea e quindi si va avanti e si va di qua. Finalmente possiamo andarci, credo che questa sia la strada che porti al vulcano ragazzi, non vorrei sbagliarmi. Wow, la vista è così magica. Già, sai, Diddo, sono così felice di averti ritrovato. Anche io, papà, anche io. Sai come ho conosciuto tua madre? No, racconta. Che belle queste parti con trama. Le parti di cazzeggio sono epiche, quelle di trama sono ancora più epiche. È successo proprio qui, in questo luogo. Era bellissima. Come nessun'altra al mondo. Mi avvicinai e mi fermai al suo fianco. Voltai leggermente la testa per vederle il viso. Era meraviglioso. Sembrava una dea. Quando mi disse che lo era davvero, io pensavo scherzasse. E invece no. Lei era tutto ciò che avevo sempre desiderato. Iniziamo a parlare del più e del meno. Le chiesi anche come mai era qui tutta sola. Mi disse che aveva paura. Paura che io non l'amassi. Era scesa sulla terra perché mi aveva visto da lassù. Diceva che si era innamorata, ma temeva di essere rifiutata da me. Come avrei potuto rifiutarla? Diddo, era la cosa più bella che mi fosse mai capitata. Le giurai che l'avrei protetta fino alla fine dei miei giorni, ma purtroppo non ce l'ho fatta. Austin l'ha uccisa e non sai quanto io abbia sofferto. Tua madre non meritava quella fine, ma grazie al cielo sei arrivato tu a salvarla. Ti devo molto, sai? Sei il figlio che ogni padre ha sempre desiderato. E ora che siamo di nuovo insieme, ti prometto che nessuno ci dividerà. Devo recuperare tutto il tempo che ho perso, lontano da te. Grazie, pa. Avevo proprio bisogno di te. Mi sei mancato. Complimenti a Andrea per questa parte stupenda, parole da davvero bellissime. Dopo quello però mi dai... Basta. Scusate ragazzi se... mi sono un attimo rattestito e commosso, ma... quelle parole mi hanno ricordato la mia ultima storia con la Miki e ve lo avrò già scritto... sulla family, comunque io e lei ci siamo lasciati la settimana scorsa, io appunto e la Miki. E quindi niente, mi hanno un po' commosso perché comunque è successo una settimana fa, quindi neanche, quindi sono ancora abbastanza scosso. E quindi niente, mi hanno un po' fatto male quelle parole, però ecco. Mi devo scrollare la testa e niente. Scusate se mi sono un attimo spento. Ricominciamo. Chi cazzo siete? Siamo membri dei Denimo. Ma cosa se non è vero? Non siete animali. No, col cazzo che vi sfido tutti. Ah sì? Peccato. Allora mi sa che non vedrei mai più la Kira, perché l'abbiamo rapita. No, i ricatti con la Kira, no. Cosa avete fatto, scusa? Sei sordo? Abbiamo rapito la Kira. Parte il massacro. Parte il massacro. Volevo solo accertarmi di aver sentito bene. Non uccido qualcuno senza un valido motivo. Sei anche cieco ora? Siamo in 8, non vedi? Non puoi sconfiggerci. Chiudi quella cazzo di bocca. Nessuno tocca la Kira. Massacro incredibile. Quanti effetti in una sola schermata? Cos'era quel simbolo magico? Vabbè, un massacro incredibile proprio. Ragazzi, però è vero, chi tocca la Kira non la passa liscia, non la passa per niente liscia. Non la può passare liscia se mi toccano la Kira, cioè, guarda, i cadaveri, gli scheletri. Cioè, e ne è rimasto uno vivo. Ma che diavolo è successo qui? Dove è la Kira?
Cosa? Ma quello era uno scherzo. Ah no! Hai capito cosa ho detto? Era uno scherzo, una burla, un modo per divertirsi. Ah sì? Ora vedi come ti faccio divertire io. Ha! Che ridere! Avanti, cosa vorresti fare? Io sono Dafa Cocirus, il più feroce. Il più veloce dei Denimals. Nessuno può raggiungermi. Dafa Cocirus! Comincia a correre allora, così vedremo chi è il più veloce. Madonna, che ansia che mette sto pezzo! Devo sfruttare a mio vantaggio le piastrelle con le frecce per aumentare temporaneamente la mia velocità. Arriverò in cima prima di te, poco ma sicuro. Non mi scapperai. 3, 2, 1. Che figata! Veloce! Ma è fighissimo! No, no, merda, ho sbagliato strada. Vai, veloce! No, cazzo! Vabbè, ormai mi sa che non ci sia molto... cazzo. Posso farcela? Posso farcela? Sono andato a destra, dove devo andare a sinistra. Ok. 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 Si va! Veloce, 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 veloce. Veloce! Veloce! Cazzarola, più, di più, veloce, di più, veloce, cazzo! Cazzo, no, l'ho mancato! Minchia, se è difficile, madonna, se è difficile! È difficilissimo, ragazzi! Ok, allora. Sì, sì, lo sappiamo, ok. Go! Ok. Sto andando meglio delle... No! No! Andava troppo veloce, non... Merda! Merda, andava troppo veloce! Ok, 3, 2, 1, go! Quanto è lento però in verità di base? Ok, così? Mi ha tagliato la strada! Mi ha tagliato la strada, ragazzi, letteralmente, non potevo farci niente, mi ha bloccato la strada. Mica sia difficile questa. Però rendetevi conto che Andrea è riuscito a creare una marea di boss, ognuno con un metodo di combattimento di diverso. Cioè, rendetevi conto che è una cosa assurda, è davvero assurda. Non ci riesco a entrare lì, va troppo veloce, cioè ci passo davanti. Non ci riesco, va troppo veloce. Rendetevi conto che è davvero riuscito a creare una marea di boss diversi. Cioè, in confronto figlio di trofeo 1 era niente in confronto a questo. Cioè, è un cambiamento assurdo. Io non so come congratularmi. Cioè, davvero, non so. Non ho words. Levati dal cazzo. Non ci riescono. Vedete, è impossibile. È impossibile entrare lì. È impossibile. È impossibile. Cioè, non capisco se sinceramente come sia possibile. Va troppo veloce. Se mi fermo passa lui ovviamente. Tipo ora qua taglia la strada, quindi non potete neanche fare. Oh, Suka. No, non posso crederci. Invece credici. In realtà no, non ancora. E poi lo devasta. Ora sei stato sconfitto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Austin, manchi solo tu, bastardo. Siamo io e mio padre contro Austin. Credo. Ormai ci siamo, pa. Tra pochi minuti saremo in cima al vulcano. Non temere, figliolo. Sconfiggeremo Austin insieme. Cos'era? Che diavolo era quello? Non sapessi, vabbè, aspetta. Cos'è? Merda! È uno degli scagnozzi di Austin. Stai attento, pa! No! Oddio, è successo davvero? No, non può essere. Ti avevo appena ritrovato. Non puoi andartene così. No, cazzo. Ho bisogno di te. Non può essere successo veramente. Austin, me la pagherai. Mica, no, mi sta facendo incazzare ora sto gatto. Era mio padre, nostro padre. Che cazzo stai facendo, Austin? Perché? Spero tu abbia una motivazione valida per tutto ciò. Lo spero tanto.
Madonna, ragazzi, orribile sto pezzo. Ho trascorso non so quanto tempo in lacrime. Perché quando perdi una persona che vi ha appena ritrovato, ti accorgi di quanto ti eri già affezionato a lei. Mancavano ancora un centinaio di gradini prima di arrivare in cima, dove avrei trovato Austin. Non mi andava di correre. Quei gradini mi diedero il tempo di pensare. Ancora 70 gradini. La rabbia si trasformò in delusione. Il desiderio di vendetta in voglia di capire. L'amicizia in indifferenza. Ancora 50. Il mio viaggio stava per giungere al termine. L'avrei perdonato? Ancora 30. E non riuscivo ancora a capire cosa l'avesse spinto a diventare così... così... Ancora solo 10. Non era il mio migliore amico. Non eravamo forse... una famiglia. Ovviamente lo facciamo in questo video, eh. Diddo. Austin. Che diavolo ti è successo? Come hai potuto uccidere la mamma? Proprio lei, che ti ha trattato come un figlio e ti ha salvato quando eri piccolo. E anche papà, proprio ora che ce l'avamo ritrovati. Sei qui per la verità, Diddo? Ti ascolto. Ok, rivelazioni. Nei 4 mesi successivi al giorno in cui la mamma mi salvò, studiai giorno e notte. Che fai, tesoro? Studio, mamma. Sei cresciuto così velocemente. Non dire così, sono pur sempre il tuo piccolo. Ok. Allora ti lascio studiare in pace. Studiai perché i poteri di tua madre mi affascinavano. Diddo, volevo diventare anch'io una divinità. Scoprì che c'erano solamente 4 modi per diventare un semidio. Possedere il Sacro Graal. Trovare la città di Atlantide. Estrarre la spada nella roccia. E sicuramente il 4° metodo è uccidere a sua volta un dio. Oppure rubare i trofei della dea trofea. Sembrava quasi un segno del destino. Uno dei 4 modi per diventare un semidio era proprio lì, nella mia stessa casa. Il prezzo da pagare, però, era troppo alto. Sacrificare la vita di Trofea, nostra madre, solo per poter acquisire i suoi poteri, mi sembrava una follia. E ti giuro che ci avevo quasi rinunciato. Ma ho studiato 4 lunghi mesi, giorno e notte, per avverare il mio desiderio più grande. Così ho atteso che entrambi i tuoi genitori furono fuori casa per agire. Ho rubato i trofei mentre erano all'ospedale, ad aspettare che tu nascessi. Rientrarono proprio nel momento in cui stavo per andarmene, Diddo, e non seppi più cosa fare. Mi sorpresero con le mani nel sacco e, preso dall'agitazione, mi scagliai con forza contro di loro. Non uccisi tuo padre,
ma l'ho nascosa in una foresta, torturato giorno e notte dai miei scagnozzi per non farlo fuggire, perché volevo vedesse mentre il mio potere cresceva. Tuttavia non sono diventato più forte. I trofei non hanno avuto alcun effetto, e sai perché? Perché eri nato tu. Sono l'ultimo trofeo? Ah, ok. L'erede dei trofei. Così i trofei si sono sparpagliati in tutto il mondo per allontanarsi da me, per proteggerti, impedendomi di diventare un semidio. Mi rimisi a studiare per cercare di comprendere questo fenomeno e in un libro trovai ciò che cercavo. Ogni anno i trofei si sarebbero avvicinati un po' più da te, fino al raggiungimento dei 20 anni. Raggiunti i 20 anni avresti riottenuto i trofei di tua madre. E, secondo quanto descritto nel libro, avresti persino potuto resuscitare Trofea. Solo il figlio di un dio può riportare in vita una divinità unendo tutti i trofei, e io non potevo permettermelo. Avevo bisogno di quei trofei. Erano miei. Così, una volta raggiunti i 19 anni, ti ho incaricato di trovare tutti i trofei, facendoti credere che insieme avremmo salvato la mamma. In realtà non ti dissi del trofeo più importante, risparmiare il Minotauro. Così non avresti salvato Trofea, e io avrei potuto rubare in un secondo momento tutti i trofei che avevi raccolto. Ma tu hai mandato all'aria i miei piani, salvando il Minotauro. Spero che ora sarai contento. Ti ho svelato tutto quanto. Ma perché adesso uccidere mio padre così? Io non ci credo. Non hai mai voluto salvare la mamma. Il tuo piano era quello di farmi recuperare i trofei per poi rubarli, sin dall'inizio. E una volta ottenuto anche il trofeo di Mino, avresti potuto usarli per diventare semidio. Mi fai schifo. Quindi ora vorresti batterti con me? Certo. Devo ricordarti che dei due qui è realmente un semidio? Pensi che non mi sia preparato a questo evento? Se non posso sconfiggerti con la forza, forse posso sconfiggerti con l'astuzia. Ho gettato un'enorme quantità di anidride carbonica nel vulcano, tra poco erutterà. Io sono abbastanza veloce per evitare le palle infuocate. E tu? A me basta prenderti per distruggerti, e lo farò prima che il vulcano erutti. Troppo tardi, Diddo. Troppo tardi. Scontro finale con Austin, ragazzi. Scontro finale. Si va. Bellissima. No, io non dico niente perché è scontato, ragazzi. Non è mai troppo tardi per fartela pagare. Fossi in te, io scapperei. Ha ha ha. Oh merda, oh, porca puttana. Ok, ok. Super Meat Boy mi ha reso pronto a questo. Cazzo. Ok. Wow. Wow, Cloudberry Kingdom all over again. Ok. No, 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 cazzo. Ho sbagliato io tasto, scusate, schiacciavo shift per correre quando io già corro di mio, quindi se schiaccio shift cammino, quindi mi sono rallentato, scusate. Porca puttana, alla prima ci ho messo niente. Ok, ok, si può fare, si può fare, si può fare. Ok, tanto questo video finisce il gioco, quindi a costo di farlo diventare un pochettino più lungo, dobbiamo finirlo in questo video. È veramente difficilissimo, ragazzi. Spero che voi abbiate minima idea di quanto è difficile sto pezzo. Allora, così su e poi... Sto già sclerando. Già Andrea, quando mi aveva passato il gioco, mi ha detto: riguardo al boss finale, non mi odiare, ma l'ho reso parecchio difficile. Grazie Andrea, me ne sono accorto, cazzo. Grazie davvero per averlo specificato. Cazzo! Oh, sono vivo! Come sono vivo? What? Ok, credo sia un bug. Sono vivo? Eh sì?
Vabbè, io vado, ma magari invece è davvero così. È davvero così, perché ora salgono, merda. Eccolo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ragazzi. Ah, lui è lì appeso al burrone. Diddo, per favore, salvami. Non lasciarmi cadere nella lava. Ti giuro, mi dispiace. Non avevo la forza di ammetterlo, ma mi dispiace veramente. Io volevo solo sentirmi diverso. Volevo dimostrare a tutti che non sono un debole. Non sono una vittima per i bulletti. Anche io sono forte. Forse non ti sembrerà, ma ho un cuore anche io. Ti assicuro. Taci! Hai rubato i trofei della mamma. Nonostante sapevi, l'avrebbe uccisa. Ho sbagliato, me ne rendo conto solo ora. E hai lasciato che uno dei tuoi scagnozzi buttasse giù nella lava papà. Ora è il tuo turno. Se è questo che desideri, allora fa quello che devi fare. Però ricordati, quando ho fatto quel grandissimo errore 20 anni fa, non me ne sono andato per sempre. Mi sono preso cura di te, Dit. Eri così piccolo e dolce. Mi sono venute le lacrime agli occhi quando ho visto ciò che avevo fatto e dovevo rimediare. Non avrei mai espiato il mio peccato, ma ho fatto ciò che ho potuto per farti crescere. Sei stato il mio metto. Quante ne abbiamo fatte insieme, eh? Ti ho nutrito, ti ho insegnato a camminare, abbiamo giocato insieme. Ti ricordi quella volta che mi volevi stare in groppa e io, scappando per la casa, ho preso una testata contro il tavolo? Che stupido. Non puoi ricordartene, eri troppo giovane. Ti giuro che se potessi cambiare il passato, Diddo, lo farei. Se pensi che uccidermi possa cambiare le cose e possa farti stare meglio, allora, beh, fallo. Coraggio. Amico mio. Nessuna pietà. Com'è giusto che sia? È abbastanza ovvio cosa farei io nella vita reale. Com'è giusto che sia. Com'è giusto che sia. Addio. Che triste però sta cosa, madonna. Che triste, madonna. Sono passati 2 giorni dalla morte di papà. Oggi siamo qui riuniti, nonostante la neve, per ricordarlo. Non riesco ancora a credere che se ne sia andato così, senza avvisare, lasciandomi aperta la porta del cuore. Anche mamma è distrutta. Aveva appena ritrovato l'amore della sua vita e darle la triste notizia non è stato facile. Farò tutto il possibile per farla tornare a sorridere, perché amo il suo sorriso. Mi sento in colpa per quello che è successo. Avrei voluto essere in grado di salvarlo. Avrei voluto essere più forte. Avrei voluto dirgli ti voglio bene. Avrei voluto sorridergli con gli occhi. Avrei voluto chiamarlo papà.
E forse mamma avrebbe voluto piangere sulla sua spalla nei momenti tristi. Avrebbe voluto dormire con lui, con la mano sul suo petto, per sentirne i battiti del cuore. Mamma ha deciso che ci saremmo trasferiti. No, non importa dove, l'importante è andare. Dice che Emerald è troppi ricordi. Ma i nostri amici non ci hanno abbandonato. Sono sempre qui con noi, perché l'amicizia non è aspettare che si apra una porta, ma aprire quella porta. E giuro con tutto me stesso di impegnarmi di più in futuro. Voglio continuare ad esplorare, vivere, viaggiare. Voglio continuare a combattere, conoscere gente nuova, emozionarmi di fronte a un tramonto. E non importa dove andremo, perché io sono e sarò sempre figlio di Trofea. Non posso dire assolutamente niente. Un gioco di Andrea Cagliari. Grazie a tutti. Grazie a te Andrea, porca puttana, quante volte grazie a te. Un grazie di cuore a Okram Official per aver creato la base beat utilizzata durante lo scontro con Vagina, che suona strano dirlo però, eh. Un altro grazie a Irwick e Marta Iroldi per aver creato questo fantastico disegno. Grazie anche a Margherita Perucci per aver dato voce a Vagina, e suona sempre malissimo come cosa. Un ultimo, ma non meno importante, grazie... No, questo non lo dovevi fare. Ok, avete letto, non c'è bisogno che io legga, su. Stavolta niente frasi... Ok, grazie. Però permettimi di ringraziarti... No, veramente col cuore, no. Perché ho visto realizzato un sogno, un mio gioco qui su YouTube... Ok, questo... Va, ok, questo va bene, basta dire cose dolci, però. Sono già al lavoro... Oh, ok, parliamo di queste cose. Sono già al lavoro su un nuovo progetto che mi piacerebbe poter portare su smartphone. Perciò, se vorrai essere il primo a cui lo farò provare, no, non appena sarà pronto. Direi che non c'è neanche bisogno che io te lo dica. Grazie a te, grazie a voi, alla prossima. Ovviamente ragazzi, il gioco è finito, ma adesso faremo l'altra scelta per vedere cosa accade. Se pensi che possa uccidermi, possa cambiare le cose e possa farti stare meglio, allora beh, fallo. Coraggio. Amico mio. Nessuna pietà. Com'è giusto che sia. Ok, adesso quindi salveremo Austin. No. Come sarebbe a dire no? Me lo merito. Nessuno merita di morire. Più o meno, eh. E io non ucciderò un mio amico. Dido, io non posso crederci. Non posso credere che tu ci sia cascato, porca puttana. Vedete, ho fatto bene ad ammazzarlo. Mi ero fidato di te. Muori. Porca merda. Ok, ce l'ho fatta, madonna. Non so tipo come, ma ce l'ho fatta. Ammazzalo. Ok. Ce l'abbiamo fatta, schifo. Ok. Madonna. Mi sono cagato addosso. Che merda, oh. Che merda, Austin. Ok. Il finale poi ovviamente è uguale a prima, quindi non c'è molto da fare adesso. Allora, no, io muoio a rivedere queste cose. Ok, facciamo che stoppo qua. Ok, andrà avanti solamente la mia faccia. Grazie Andrea, quindi, grazie per questo... Grazie Andrea, grazie per questo fantastico gioco, davvero. Era qualcosa di meraviglioso, ma meraviglioso, cioè a dire davvero niente, perché cioè, non solo era fatto per me... Cioè proprio gioco per me, ma era anche fatto con una
con una cura e un'attenzione ai particolari, una conoscenza di me e un affetto verso di me che non è uguale, davvero, grazie mille. Credo in assoluto che sia il miglior gioco che io abbia mai giocato. Grazie mille, grazie davvero. La trama, fra l'altro, benché fosse un gioco fatto per me, quindi uno dice, vabbè, per divertirti e per ridere, era qualcosa di stupendo. Quindi grazie mille perché davvero anche la trama era qualcosa di stupendo. Grazie davvero di cuore. Colpi di scena, ribaltamenti, doppi giochi, davvero. Grazie, non so cosa dire, grazie. Grazie soprattutto per le emozioni che hai fatto provare a me, che hai fatto provare a tutti noi che abbiamo seguito il gioco. Non vedo l'ora che esca il tuo prossimo gioco e non mi importa che sia gioco su di me, mi importa che sia un tuo gioco fatto da te. Non, io esigo e lo dico adesso davanti a tutti quelli che stanno guardando il video, esigo che tu non faccia mai più cose per me. Hai già fatto troppo, basta, adesso fai le tue cose, crea il nuovo Clash of Clans per smartphone e diventa miliardario, è quello che ti meriti, ok? Davvero, appena uscirà il tuo gioco per smartphone sarò assolutamente il primo a giocarlo, non mi importa davvero su che cosa sarà, lo prenderò solo perché ci sarà il tuo nome sopra e so già che sarà una garanzia di gioco bello e fatto con amore. Quindi grazie Andrea, ti ho già ringraziato a lungo e non voglio stare a dilungarmi, tanto comunque sai già quello che penso e quello che provo, grazie. Grazie a tutti gli altri che mi hanno seguito. Grazie mille di tutto. Andrea, ragazzi, grazie.